andiamo ad analizzare le immagini precedenti a quel giorno, questa per esempio è del 27, effettivamente vediamo che il racconto di Veronica coincide con questi fotogrammi. E allora siamo andati a ricontrollare tutti gli orari, perché il presupposto di fondo è che le telecamere private hanno un orario diverso da quello reale, sono state riallineate con dei cellulari delinquenti. Vediamo che cosa abbiamo scoperto. Questa è ancora l'immagine di Veronica davanti alla telecamera di quel supermercato dove compra il panino col figlio Diego. Lei parte da questo supermercato con l'auto alle ore 16, 23 e 17 secondi. A questa telecamera bisogna però togliere 7 ore e 36 minuti, e questo è quello che dicono gli inquirenti, la differenza dell'orario della telecamera. Quindi l'ora reale in cui parte Veronica sono le 8, 47 e 17 secondi, secondo i calcoli che abbiamo fatto. Ma attenzione! Perché dopo aver lasciato Diego alla ludoteca ed essere partita dal panificio, Veronica arriva a casa, dove poi ucciderà Loris per l'accusa. Ebbene, la sua auto svolta qui sotto casa alle ore 8, 58 e 50 secondi, vedete anche questo in grafica. A questa telecamera bisogna togliere, secondo il riallineamento fatto dagli inquirenti, 12 minuti, ma allora arriviamo alle 8, 46 e 50 secondi. Vuol dire che Veronica è partita dal panificio, ripetiamolo, alle 8, 47 e 17, ed è arrivata successivamente a casa alle 8, 46 e 50, ovvero 27 secondi prima di essere partita, ovvero andata indietro nel tempo. Questo ovviamente non è possibile, è un calcolo che abbiamo fatto noi guardando con precisione i filmati, gli orari dei filmati delle telecamere. La difesa ovviamente discuterà questo in Cassazione, perché è una questione di minuti. Se c'è una differenza di piccoli, se ci sono piccoli errori, possono esserci grandi conseguenze, scrive la difesa. Bisogna capire se negli errori ci sta il tempo per Veronica per essere andata in questo riallineamento degli orari non così preciso a scuola a portare Loris oppure no. Ed era, diciamo, bagnato, nel senso che era caduto. Bagnato, sì, sì. Era bagnato, aveva gli indumenti bagnati. Questo sì. Che era arrivato la mattina nella prima volta. Io non ho orario, non ho niente da fare, vengo qua verso le 9:30, 9:30, 10, 9, quello che sarà, vengo, apro, chiudo, devo da mangiare le gatte, mi trastullo un pochino in giro e poi me ne vado a casa. Verso le 9:30, 10 non c'era niente. Nessuno. Niente, non c'è nessuno. Pomeriggio, come tutti i giorni, vengo qua. Io vengo qua due volte al giorno, di mattina e di pomeriggio. E di pomeriggio, verso le 3:30, 4, non ho guardato l'orologio. E ero seduto e sono passati i carabinieri. Mi sono avvicinato per l'educazione, ho chiesto. Lui ha invitato a entrare, no, no, cerchiamo un bambino. Ma non ho visto nessuno, ho detto io.
svoltare, cioè tipo che svoltasse l'ultimo minuto, come se l'avesse deciso l'ultimo minuto di girare per quella parte. Ma ha sbandato? Un po', sì. Senza nemmeno mettere la freccia. Guardi, era a 300 metri, non ho visto, poi era una giornata molto brutta, quindi non si capiva bene né il tipo di macchina. L'unica mia testimonianza sicura è quella che comunque ha fatto una manovra molto anomala. Tutto qui. Erano 9:15 dalle telecamere. Sì, poi mediante le telecamere abbiamo potuto accertare insieme alla questura che gli orari coincidevano e che io ero risalita, perché sa, molti magari vogliono sfruttare questa situazione, non è il mio caso. Lei l'ha resa questa testimonianza il giorno 30 o 29? La domenica mattina. Il giorno 30? Mi sono resa conto che comunque coincidevano gli orari, visto che il bambino era stato trovato in quel posto lì. Il passaggio di quella macchina grigia, per l'esattezza una Lancia vecchio modello, è stato ritenuto al momento non collegato con l'omicidio del bambino. Non era una macchina di queste moderne, cioè monovolume, era una macchina, cioè una tipologia di macchina tipo l'escort di una volta, di qualche anno fa, ecco. Sul colore chiaro scuro? Io al momento mi sono ricordato di una macchina grigia, poi sa, purtroppo il cervello umano magari collega dei colori a qualcos'altro, perché io dopo 24 ore ho ricollegato questa cosa che avevo visto. In che punto la si trova? Io ero proprio invece nell'imbocco che si fa per Punta Braccetto. Io venivo da Punta Secca, in sostanza, dalla parte opposta, quindi me la sono trovata davanti, non certo davanti, almeno erano 250-300 metri. Quindi questa macchina veniva dal centro di Santa Croce, per intenderci? E io invece venivo dalla parte opposta. Mm-hmm. E dal centro di Santa Croce ha girato repentinamente verso il vecchio mulino? Sì. L'orario se lo ricorda? Sì, l'orario me lo ricordo perché appunto avevo un appuntamento, quindi avevo verificato se ero in ritardo o meno. 9:15, una cosa del genere, 9:15, 9:20. Poi lei si è affacciata per vedere se la macchina fosse rimasta in strada? Perché pensava che magari avesse continuato a sbandare, però non c'era più traccia della macchina, non c'era più traccia di niente. Che c'è un omicidio che riguarda bambini, come il caso di Loris a Santa Croce di Camerina, mi vengono i brividi, non solo per il fatto in sé, ma penso allo strazio che di quel corpo ne faranno i programmi televisivi. Penso alla Sciarelli, penso a Bruno Vespa, penso ai molti talk che si occupano di queste cose. È venuta questa moda di fare i plastici, di ricostruire, di scendere con una certa morbosità nel corpo straziato delle vittime. Ma mi chiedo, perché l'ordine dei giornalisti non è mai intervenuto? Thank you.
dato che in questo paese vige, dovrebbe vigere, la presunzione di non colpevolezza. Ricordatelo, grazie, la presunzione di non colpevolezza, che non significa che sulla base di un presupposto tu mi devi dimostrare di essere innocente. Significa che io ti devo dimostrare che tu sei colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio. Qui non c'è.